Si è svolto ieri a Siderno il Consiglio Comunale. Tre i punti all'ordine del giorno, come ha spiegato ai nostri microfoni il Presidente del Consiglio, Alessandro Acchinà. Il primo punto riguarda il DUP, il documento unico di programmazione dell'ente per l'annualità 2023. Ci saranno poi altre variazioni di bilancio propedeutiche poi all'approvazione del bilancio. Ci sarà un altro punto per la trattazione, un altro punto all'ordine del giorno richiesto dalla minoranza, dai gruppi di minoranza, in cui si discuterà delle attività di accertamento dell'IMU e anche delle tariffe per gli impianti sportivi. E un altro punto importante, l'ultimo, sarà quello dell'approvazione del regolamento degli impianti sportivi. Una seduta importante perché vedrà la partecipazione di tanti studenti dell'IPSIA di Locri Siderno, fanno parte ad esecuzione di un progetto promosso al Ministero dell'Interno e dell'Istruzione e attivato nella provincia di Reggio Calabria grazie alla prefettura di Reggio Calabria, con oggetto la sensibilizzazione appunto dei giovani sul fenomeno, contro il fenomeno delle intimidazioni contro gli amministratori locali. Quindi una seduta fondamentale e che possa essere sicuramente di aiuto ai tanti giovani che vogliono affacciarsi alla vita politica futura delle amministrazioni locali e dei comuni in cui essi risiedono. Tra questi, particolarmente accesa la discussione sulle problematiche riguardanti i tributi comunali, l'accertamento e le tariffe 2023, ma soprattutto l'utilizzo degli impianti sportivi. Questione questa che ha visto qualche settimana fa l'opposizione dei consiglieri di minoranza di Siderno 2030. I quali riferiscono come la delibera numero 37 del 13 febbraio della Giunta Fragomeni, con la quale sono state approvate le nuove tariffe per l'utilizzo dell'impiantistica sportiva comunale, vede questa politica come una disincentivazione all'uso di tali impianti, allontanando le associazioni sportive e i sidernesi dalla buona pratica dello sport. In merito si parla come allo stadio Filippo Raciti, una squadra che per la stagione sportiva 2023-2024 vorrà disputare partite di campionato o allenarsi alla luce del sole, dovrà sborsare al comune 3.500 euro più IVA. Se invece vorranno allenarsi di sera, caso più frequente, il costo lievita di altre 1.000 euro. Ma sulla questione tributi e soprattutto sulla fase di stallo, dice la minoranza in cui versa Siderno, abbiamo ascoltato Domenico Catalano. Il Consiglio Comunale di oggi è un consiglio importante, non solo per la presenza delle scuole, dell'Istituto Lipsia, dei docenti, degli alunni, nel perseguimento di un loro progetto sulla legalità, che connota, diciamo, un'importanza a questo consiglio, ma anche perché oggi si trattano degli argomenti di rilevanza, di grande importanza, e mi riferisco al DUP, documento unico programmatorio, che è quel documento che stabilisce qual è il percorso che l'amministrazione vuole perseguire per raggiungere gli obiettivi di crescita della città. E in questo documento noi della minoranza rileviamo che in realtà si tratta, diciamo, dello stesso progetto che è stato proposto lo scorso anno, non cambia una virgola, diciamo, il progetto dell'amministrazione, è intitolato proprio Ripartiamo da Siderno. Noi diremmo: ma quando ripartiamo? Ecco, il punto non è, diciamo, gli obiettivi o le strategie, è, diciamo, il fatto che questi obiettivi non si raggiungono e queste strategie probabilmente non funzionano. E mi riferisco per esempio alle grandi incompiute. Noi diciamo nei nostri programmi elettorali quasi sempre il pastificio, l'ex pastificio Cataldo, lo demoliremo, faremo dei parcheggi, la zona Matarazzi la valorizzeremo, il lungomare, un tratto di lungomare di 50 metri devastato e da anni si trova allo stesso stato, eppure non occorrono tanti finanziamenti. E altre attività tipo le strade, marciapiede, verde pubblico. Ecco, noi continuiamo sempre con assumere persone e profili professionali di rilievo per poi non ottenere alcun risultato. Allora c'è qualcosa che realmente non quadra. Ecco, su questa linea noi vogliamo rilevare oggi in questo Consiglio che bisogna dare uno start-up
Ecco, bisogna cambiare strategie probabilmente, ma soprattutto bisogna rimboccarsi le maniche per portare la nostra città fuori dalle secche, che ormai da parecchio tempo soccombe, insomma, in questo stato. Un consiglio comunale che ha visto l'apertura alle scuole. L'IPSI infatti ha partecipato alla seduta in occasione di un progetto avviato dal Ministero dell'Interno sulla sensibilizzazione al fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. In merito abbiamo ascoltato il dirigente scolastico Gaetano Pedullà. L'iniziativa progettuale in questione prevede la partecipazione degli studenti di un istituto professionale, nel nostro caso l'Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato, a questa assise consigliare. E nell'ambito di un progetto che è stato promosso dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione col Ministero degli Interni e nella fattispecie con la Prefettura di Reggio Calabria. L'attenzione degli studenti è rivolta verso il fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori pubblici. È un fenomeno assolutamente esecrabile, lo è sicuramente quando è rivolto verso i cittadini, verso i commercianti, gli imprenditori, ma lo è ancora di più ed è ancora di più censurabile e preoccupante il fenomeno quando si indirizza verso gli amministratori pubblici, in quanto questo significa sviare l'amministratore pubblico dal perseguimento del pubblico interesse. Quindi è un attacco alla democrazia e a tutta una comunità. È giusto che nell'ambito di questa iniziativa progettuale gli studenti prendano coscienza anche delle forme di esercizio della democrazia e quindi avvicinare gli studenti all'esercizio democratico della rappresentanza, tenuto conto che purtroppo noi registriamo da molte tornate elettorali un fenomeno preoccupante come quello dell'astensionismo.